Air Social Week 2014, buongiorno, buongiorno e soprattutto buon 8 marzo a tutte le meravigliose creature di sesso femminile. Non a caso stamattina cominciamo quest'ultimo giorno, finalmente da domani ci andiamo a riposare, Conte, Veramente però siamo stanchi ma soddisfatti. molto soddisfatti. Bravo, diciamolo forte. Allora, vi dicevo, non a caso cominciamo oggi con due splendide ragazze, Angela e Diana Noviello. Diciamo subito col direttore, quindi Angela, direttore Italian Oncology Aesthetics. Aesthetics, l'ho detto male? Aesthetics, l'hai detto L'avevo detto giusto? giusto? Sì. Va bene, vabbè, sono stanco, dai, porta un po' di Va bene, pazienza. ti perdono. E con Diana, che è il vice direttore, perché noi crediamo nei giovani e Assolutamente. È il quindi. mio braccio destro. Lo so, ma secondo me è anche il capo, eh. Anche sì. Allora, con loro ovviamente giornata dedicata alle donne, quindi parliamo di un meraviglioso progetto anche per le donne meno fortunate, poverine. Quindi, Angela, vuoi incominciare a raccontarci di cosa si tratta? Allora, ti racconto un po' intanto il motivo per il quale mi sono ritrovata in questa Sì. bellissima avventura. Una domanda tecnica, sento solo da una parte, giusto? Allora, adesso il Conte Max, vediamo qual è la tua cuffia, te la mettiamo a posto. Grazie, Dimmi, perché fammi dei segni. sennò no, non sento ancora, sento sempre No. da una parte sola. Conte, dov'è il Aiuto, direttore? questo è il Direttore, bello quello della se n'è andato, diretta. lui si è andato, tanto fa niente, capito? Ma è stanco anche lui, poverino. È il bello della Va bene, diretta, intanto se no? vuoi continuare a chiacchierare, tanto noi ti Oh, sentiamo bene. perfetto, adesso Oh, sento bravo benissimo, mi Conte, sento meglio. vedi. Allora, in realtà, vabbè, io ho un istituto a Milano da tanti anni, mi occupo di estetica da una ventina di anni e in effetti da quando abbiamo il centro ci è successo qualche volta di avere qualche cliente che dovesse in qualche modo convivere con le terapie, aveva avuto qualche piccolo problema, insomma, di salute. Ed effettivamente il divieto che i medici hanno sempre posto nei confronti del trattamento estetico nei pazienti che giustamente devono curarsi prima di tutto, per noi è sempre stato un Scusa, c'era un divieto grandissimo. proprio Se prima? c'era un deterrente, nel senso che giustamente, e questo l'ho capito dopo. Effettivamente bisogna sapere molto bene come trattare a livello estetico una persona che sta facendo questo tipo di cure e ha questo tipo di malattie. Parliamo delle Ma malattie perché i cosmetici oncologiche. potrebbero dare qualche problema? La pelle si sensibilizza moltissimo, Ah, quindi ok. bisogna stare attenti sicuramente al tipo di ingredienti che vanno utilizzati, ma non solo, esistono proprio anche delle zone che diventano interdette, bisogna conoscere molto bene il sistema linfatico, insomma, bisogna avere assolutamente molta attenzione e molta cura per questo tipo di cosa. Quindi effettivamente io mi metto dalla parte di un medico che giustamente deve mettere al primo posto la cura È chiaro. e la terapia della propria paziente e quindi anche la sua sicurezza. Siccome effettivamente fino ad oggi non esisteva in Italia una formazione che potesse garantire questo tipo di sicurezza, giustamente il medico diceva: va bene, alziamo le mani, nessuno tocca niente, la paziente è sicura, quando poi sarà guarita riparleremo di tutto quello che possono essere gli aspetti legati all'estetica. Io però non mi sono mai molto rassegnata a questa cosa, in realtà anche mio fratello è medico, quindi io sono sempre stata estremamente rispettosa delle sue indicazioni. E fatto sta che un paio d'anni una mia carissima cliente ha avuto questo tipo di problema, non l'abbiamo vista poi chiaramente per tutto il tempo delle terapie. E quando è tornata da me mi ha detto: Angela, io adesso però voglio tornare nella mia pelle. Per fortuna lei è guarita, quindi oggi sta benissimo, io sono molto felice. E giusto in quel periodo mi è capitato, io sono abbonata a una casa editrice americana e mi è arrivata questa newsletter che parlava di questo libro che si chiama Oncology Aesthetics, scritto da questa estetista americana, in realtà lei è sudafricana, vive in Canada, comunque insomma, che si è occupata del paziente oncologico per più di 20 anni e poi ha studiato un metodo per consentire alle estetiste di poter lavorare in grande sicurezza con il paziente oncologico.
Quindi non ho perso veramente 2 minuti, ho cominciato a indagare in internet e ho visto appunto che questa persona teneva questi corsi meravigliosi negli Stati Uniti e sono partita. Sono partita e effettivamente da lì è cambiata la mia vita Quanto perché tempo fa questo? è successo circa un anno fa. E è cambiata la mia vita perché ho avuto innanzitutto il primo contatto vero con il paziente oncologico, mi sono formata, ho preso questa certificazione internazionale e sono tornata in Italia veramente con la volontà di diffondere questo sistema perché i pazienti ne traggono veramente un enorme beneficio. Quindi nello stesso periodo, infatti è tutta una, sono state tutta una serie di coincidenze incredibili. Nello stesso periodo io avevo una mia cliente che ho tuttora, che è una dottoressa, una psicologa all'interno del reparto di psicologia dell'ospedale San Raffaele, che è la dottoressa Elena Pagani, che mi racconta, io che praticamente all'interno dell'ospedale San Raffaele stavano cercando di mettere in piedi un progetto che appunto si prendesse cura della paziente oncologica dal punto di vista estetico. Io quando lei mi racconta questa cosa la fermo un secondo e le dico guarda ti faccio vedere insomma che cosa sto facendo, il libro che ho letto eccetera. Lei mi dice ma tu saresti veramente intenzionata a seguirci in questo percorso? Io gli ho detto guarda vediamo insomma prendo la certificazione poi vediamo. Quando ci siamo visti a City Work, comunque era appena cominciato, insomma, da poco. Abbiamo cominciato a maggio con Quindi eravamo l'ospedale. freschi freschi. Esattamente. Quindi lei mi mette in contatto con i responsabili del progetto al San Raffaele, quindi con la dottoressa Valentina Di Mattei, che è la responsabile del progetto ed è ricercatrice presso l'Università Vita Salute dell'ospedale San Raffaele, che era veramente tanti anni che cercava di implementare questo progetto all'interno della struttura. In realtà, quindi quando mi conosce e chiaramente vede che oltre insomma, al mio entusiasmo, che sicuramente era tangibile, ma sicuramente il fatto di aver avuto anche questa certificazione comunque le ha dato probabilmente la tranquillità per poter iniziare un percorso con me affidandomi i loro pazienti. Anche perché questa è una delle poche patologie dove effettivamente è la terapia che ti fa vedere allo specchio e ti fa vedere malato, perché fino a quando queste persone non intraprendono le cure per guarire, in realtà stanno Sì, bene, esteticamente perlomeno. esteticamente stanno bene, quindi nel momento in cui invece incominciano tutti i loro percorsi, incomincia il grande disagio e quindi tutte queste, effettivamente tutti questi accorgimenti, tutti questi trattamenti, possono davvero cambiare la qualità della loro vita e possono cambiare anche il loro approccio nei confronti delle terapie, perché chiaramente riescono a beneficiare del rilassamento, oltre diciamo così, all'alleggerire gli effetti collaterali che possono essere quelli legati proprio alla pelle, in realtà proprio è tutta una questione legata anche proprio alla loro psicologia, al vivere la terapia in un modo assolutamente diverso. È un progetto incredibile, emozionante, differisce leggermente dai progetti che ci sono in questo momento presenti, insomma, un po' nelle varie strutture ospedaliere e ben venga che ci siano, perché più Esatto, siamo e esatto. meglio è, cioè dovremmo Esatto. essere veramente un miliardo di persone ad occuparci di questa cosa, perché in effetti negli altri progetti ai quali io faccio veramente tanto di cappello e sono assolutamente contenta che esistano, si tratta principalmente del trucco, o insegnano le pazienti a truccarsi, che è già tantissimo, insegnano loro magari a decidere quale tipo di parrucca o foulard utilizzare. In realtà il progetto dell'ospedale San Raffaele, che si chiama Salute allo Specchio, prevede
tante cose, prevede sicuramente una parte di trucco, oltretutto anche qui tengo a precisare che tutte le persone che collaborano con noi sono tutti professionisti di altissimo livello, che lavorano tutti assolutamente come volontari, quindi c'è questa make-up artist che è molto famosa nell'ambito della moda, della bellezza, che si chiama Silvia Dell'Orto, che si occupa della parte conosco bene, tra l'altro lei ha lavorato per un brand per cui io sono stato direttore marketing in passato, quindi la conosco molto bene, è stupenda, un'altra persona quindi veramente anche con il nostro mondo dell'acconciatura e della bellezza, come dire, lei c'è e c'è ed è lì anche insieme a noi. C'è Ivan Gianasi, che è un fotografo professionista che si occupa proprio di truccare, di fotografare le nostre pazienti prima e dopo il loro trattamento, e regala poi a loro queste foto che per loro rimangono un ricordo, oltre a fare vivere a loro veramente una giornata speciale perché si sentono modelle per un giorno. E quindi è, insomma, un aspetto frivolo che però allontana un po' i pensieri, no? Senti, fammi capire però come funziona. Allora, io sono una donna che ha meno fortunata, chiamiamola così, dai, non mi piace. Paziente, che sta vivendo paziente, un momento particolare, sì. Allora, siete voi che comunicate che c'è questa cosa, oppure sono io che vengo a cercarvi? Come funziona? Allora, questo passaggio che mi manca. Allora, attualmente il progetto si svolge interamente all'interno dell'ospedale San Raffaele, quindi noi abbiamo queste volontarie incredibili, perché poi tra l'altro il progetto è partito grazie a un sovvenzionamento da parte dell'associazione Avo Segrate, che infatti ne avevamo parlato. Esatto. E devo dire che sono angeli, cioè io mi sono innamorata perdutamente di queste persone, c'è Cinzia Sacchi che è la presidente, non voglio dimenticarmi nessuno, c'è Giusi Vecchi, c'è Maria Grazia Presbitero, sono persone, donne di un'umanità incredibile e loro assistono, ce ne sono anche altre. Io mia mamma la chiamo scherzando Maria Teresa. Esatto, chiedo perdono se non le ricordo tutte perché sono veramente tantissime. E loro assistono proprio i pazienti durante le terapie, e proprio per alleggerire anche quel momento, essere di conforto. E quindi loro divulgano all'interno della struttura sì, che la c'è possibilità questa... di partecipare. Infatti comunque le pazienti vengono e accolgono il progetto in modo volontario, e devo dire adesso con entusiasmo, perché va chiaramente bene, io quindi vi chiamo, vi dico mi interessa, esatto, tantissimo, voglio partecipare. Esatto, quindi c'è poi il colloquio con le psicologhe, quindi la dottoressa Elena Pagani, la dottoressa Letizia Carnelli, la dottoressa Valentina Di Mattei, incontrano le pazienti e valutano la possibilità di essere inserite all'interno del progetto. Fatto questo, chiaramente c'è questa prima giornata, che è una giornata emozionante, perché comunque loro si incontrano per la prima volta tutte insieme, quindi per loro diventa anche un meraviglioso momento di condivisione, perché spesso e volentieri mi è capitato così di capire, da percepire da parte delle pazienti che ci sia anche spesso un nascondere le proprie emozioni, no? Perché tante volte non si vuole pesare sulla famiglia, sui propri familiari, e invece nel momento in cui loro si incontrano tra di loro, condividendo questo momento insomma un po' particolare della loro vita, per loro diventa veramente un meraviglioso momento di condivisione e di forza, perché comunque ne traggono veramente anche tanta forza per combattere, diventano amiche, decidono spesso e volentieri di fare i trattamenti insieme, perché per loro diventa un momento insomma per allontanare un po' la tristezza e vivere. Senti, quante ragazze avete visto fino ad oggi? Fino ad oggi ne abbiamo viste circa 35. E il progetto andrà avanti fino a giugno, però noi ci auguriamo due cose. Uno è che non si fermi tutto qui,
perché chiaramente stiamo cercando di raccogliere tutti i dati per veramente dimostrare scientificamente che questa cosa abbia un valore. Devo dire che effettivamente le oncologhe del San Raffaele, non posso non citare la dottoressa Giorgia Mangili, credono moltissimo in questo progetto e più di qualche volta ne hanno parlato come di una terapia complementare alle altre terapie, perché effettivamente hanno riscontrato anche loro questo grande benessere, questa grande gioia nel vivere questo percorso. Effettivamente le pazienti ne parlano come l'aver vissuto veramente la notte di Natale, quando i bambini aprono i regali e non vogliono andare a dormire, ci raccontano che finalmente hanno deciso di rifare delle fotografie, di metterle in casa, che hanno ritrovato il desiderio di riguardarsi allo specchio. Insomma, non sono Ci cose. saranno signore di una certa età, ma anche ragazzi giovani, Sì, immagino. cioè, purtroppo è una situazione trasversale, diciamo così, che può colpire le persone più giovani e meno giovani. Finisco di raccontarti il progetto, Allora, mi ha così. detto all'inizio, guarda che io sono timida, sono tutto agitato, eh? Mi faccio È notare. che questo progetto è Perché non parla di veramente. Anna, perché Esatto, sennò. però è una cosa troppo bella che Assolutamente, vai. io vivo veramente con una passione Si enorme sente. e quindi insomma mi piacerebbe veramente che fosse duplicato in veramente in tutte le strutture ospedaliere italiane. Quindi nella stessa giornata dove poi loro fanno il servizio Scusa. fotografico, ci sono due stylist che collaborano con noi, che sono Silvia Ode e Laura Bianchi, che insieme a loro giocano proprio con i foulard, perché in tutta questa avventura, per fortuna, abbiamo avuto anche tante aziende, che ci hanno donato delle cose bellissime che ovviamente noi regaliamo e non vediamo l'ora di regalare alle nostre pazienti. E Aspetta, scusa, ma quindi. in chat ci scrivono buongiorno Angela, bellissima persona. E io dico che hanno assolutamente ragione. Grazie, grazie mille. E poi c'è questo negozio che non so se lo conoscete, è un negozio molto antico qui a Milano che si chiama Franca Parrucche e vengono Barbara e sua mamma e portano veramente tantissime parrucche, ne portano veramente 30-40 e così insieme alle pazienti decidono qual è la parrucca che a loro sta meglio e siamo stati molto fortunati perché abbiamo trovato un benefattore che tutte le volte che noi facciamo i corsi regala le parrucche alle nostre pazienti. Che meraviglia. Quindi Ma possiamo effettivamente dire chi è o non no, non lo vuole? sappiamo, Ah, non lo non lo sappiamo? sappiamo, non Ma lo dai. sappiamo. È una cosa meravigliosa. In effetti, quando avevamo fatto il primo ciclo, avevamo, insomma, ci dispiaceva l'idea di averle dato e fatto vivere questo momento così positivo e non darle la possibilità di portarsi a casa anche quello. Invece, poi alla fine ce l'abbiamo Ma fatta dai, che ed è una spettacolo. cosa stupenda. E questa è proprio la prima giornata, sono giornate lunghissime, ma dove effettivamente loro hanno tanti momenti per stare insieme e allontanare un po', diciamo così, le tristezze. Poi Quindi c'è. praticamente io mi siedo, vengo in aula a questo punto Sì. e c'è il, chiamiamolo il docente, Sì. okay, che mi racconta come utilizzare Come si questo deve make-up, truccare. E poi devo lo utilizzare questo, mette utilizza in questo. pratica, assolutamente. Ah, ok. La seconda giornata, invece, che è quella che coinvolge me principalmente, io racconto a loro un po', insomma, qualche dato di fisiologia della cute o comunque di anatomia della cute per spiegarle, perché è importante utilizzare dei prodotti e come utilizzarli a seconda della loro tipologia. Dopodiché, racconto quindi loro, l'importanza di prendersene cura ogni giorno, perché il fatto di farlo con costanza effettivamente nell'arco del tempo migliora enormemente tutta la situazione in generale. Senti, qual è la cosa che vedi, come dire, da curare di più? Cioè, È la magari non tutti sensibilità. riescono a venire così. Diamo qualche consiglio. Sicuramente sono la loro pelle è io la potrei paragonare alla pelle dei bambini.
Quindi la cura e l'attenzione che bisogna avere nei loro confronti è proprio, è come dire, ma io cosa potrei fare sulla pelle di mio figlio, sulla pelle di mio nipote? Certo. E quindi devo avere veramente estrema delicatezza, bisogna stare un pochino attenti, diciamo così, agli attivi, soprattutto magari se i profumi che sono comunque aggressivi, al di là del fatto che possano dare proprio fastidio. Non so, io non sono esperto, però di confondo tinta, cosa bisogna stare attenti, non lo so. Bisogna semplicemente guardare gli ingredienti, tant'è vero che io ho creato per loro una sorta di segnalibro all'interno del quale ho scritto proprio tutti i principi attivi a cui loro devono fare un po' di attenzione, con sempre nella regola del buon senso. Beh, chiaro. E quindi poi raccontiamo a loro anche... Potremmo fare, sai che adesso vabbè, io mi vengono le idee mentre parli, così via, però anche dei webinar... Sarebbe bello. Su questa cosa... Sarebbe bellissimo. Anche perché comunque, sai, finché in una struttura fai venire un tot di persone, sai che il web possiamo diffondere questa cosa a livelli assolutamente incredibili. Quindi sarebbe, potrebbe... ci possiamo pensare, sì. È una cosa molto bella. Vabbè, scusa, ma niente. Sai che io... No, no, vai oltre. E dopodiché gli raccontiamo un po' che oggi è possibile fare qualche trattamento estetico. Chiaramente questo trattamento deve essere fatto da persone che abbiano le competenze per poterlo fare. E a un certo punto la magia, perché io in quella giornata porto con me tutte le mie collaboratrici, che oggi ringrazio ufficialmente perché ce le dimentichiamo sempre e invece vabbè, sono vogliamo me, fare i nomi, le ringraziamo? Fare i nomi, dai, di facciamo tutti. I nomi. Voglio fare ci i nomi. Ci stanno seguendo? Di, non lo so, spero. Come no? Perché stanno lavorando oggi, adesso oggi è sabato e in istituto lavoriamo. Ah, va bene. E quindi voglio ringraziare Eleonora Perrini, Patrizia Fortunato, Valentina Cioffi, Cristina Talloncini, senza le quali i nostri lunedì a San Raffaele non sarebbero così speciali. E anche loro ci aiutano, quindi insieme a loro io tutte le volte faccio Grillo Antonino, quindi trasportiamo la musica, le luci, sì, i traslochi, e poi portiamo i quadri, cerchiamo effettivamente di ricreare proprio una spa all'interno di una stanza che è totalmente vuota e nuda. Senti, tra l'altro Conte Max, quello lì è quello che stiamo vedendo lì, è il tuo... Sì, è il mio profilo all'interno di Oncology Aesthetics. È quello ufficiale, quindi quello ufficiale, lo facciamo vedere. Sì, quello ufficiale, il sito americano. Ok. Anche perché sicuramente qualcuno poi sarà curioso a questo punto e vorrà informarsi, saperne un po' di più. Assolutamente. E quindi poi noi invitiamo le pazienti all'interno di questa cabina dove loro si abbandonano alle nostre mani e quindi fanno i trattamenti al viso, fanno i massaggi, fanno i trattamenti alle mani, i trattamenti ai piedi e quindi è sicuramente un momento particolare. In tutto questo io devo veramente ringraziare moltissimo Marco Guidetti, per esempio, dello Skin Care Clinic of Switzerland, che distribuisce in Italia e Natural Difference. Lui è generosissimo, un personaggio, sì, è veramente fantastico e lui ha creduto tantissimo in questo progetto e mi supporta dandomi tutto quello che mi serve per fare i trattamenti al San Raffaele. Non solo crea proprio dei kit ad hoc per ogni paziente che lui regala, quindi veramente Marco, grazie, ti ringrazio ufficialmente. Ringrazio Paolo Adorni, che è titolare di un'altra azienda che si chiama BioE, che tratta di cosmetici soprattutto vegani, quindi tutti con queste basi assolutamente naturali che effettivamente le pazienti possono utilizzare con grande serenità. Ringrazio anche Nailevo, ringrazio Alberto Nano, insomma sono tutte persone che effettivamente hanno creduto in me e mi supportano continuamente, quindi veramente grazie veramente con il cuore gigante. Perché senza di loro effettivamente insomma, avrei fatto sicuramente più fatica. Quindi concludiamo la giornata con loro che chiaramente... Adesso abbiamo aggiunto anche un'altra piccola novità che è Hélène.
Hélène si occupa di estetica in generale, nel senso lei collabora con gli ospedali, con le cliniche, ti guarda e ti dice: secondo me tu saresti meglio con il giallo piuttosto che con il blu, quindi questo tipo di formazione. E adesso abbiamo inserito Ma a livello anche lei. di... Proprio di colori, ti dice Ma qual è, anche di qual è. abiti... Ah, ok, Assolutamente. in Sì, generale. ti Ah, ok. spiega che magari la borsa non deve essere, non deve stare con lo stesso colore delle scarpe, c'è proprio È un po' di un. personal shopper. Per più o meno. Ed effettivamente nell'ultimo percorso abbiamo inserito anche lei, perché effettivamente anche lei, insomma, svegliarsi la mattina e utilizzare un colore un po' più allegro può sicuramente aiutarti a Cavolo. vivere la giornata in modo più sereno, ed è stato accolto molto bene. Quindi diciamo che ogni ciclo che facciamo di questi percorsi ci aiuta poi a unire altri pezzi del Altri tasselli puzzle, per rendere l'esperienza più esatto, bella. per rendere tutto più interessante, più bello, più coinvolgente. Nella terza giornata invece le pazienti hanno la possibilità di condividere con le psicologhe le loro emozioni, quindi di raccontare, di raccontarsi, soprattutto relativamente a questo tipo di percorso. E devo dire che ad oggi torniamo a casa sempre molto emozionati, perché quello che loro Beh, ci non siamo noi al tuo raccontano racconto, mi immagino è loro, insomma. meraviglioso, è una cosa stupenda. E quindi, insomma, speriamo di divulgare questa cosa anche in tutte le realtà che avranno voglia di seguirci in questo percorso, motivo per il quale Oncology Aesthetics è diventato una realtà anche italiana. Quindi abbiamo deciso di importare il sistema in Italia e di formare estetiste a poter effettuare trattamenti estetici sicuri ai pazienti, quindi a poter collaborare poi con le altre strutture ospedaliere, a poter avere anche la possibilità di accoglierle all'interno della loro struttura, quindi nel loro centro, sapendo cosa fare e come farlo. Quindi c'è Questo è un fondamentale. attestato, un diploma poi che uno Sì. deve avere comunque, immagino, Sì, no? il corso dura, sono 3 giornate in cui veramente la quantità di nozioni che noi diamo è enorme. Durante questi 3 cicli di giornate c'è il dottor Noviello, che è il direttore scientifico di Oncology Aesthetics Italia, che tratta tutta la parte, diciamo così, Che è un legata. tuo parente? Sì, è mio fratello. Ah, ok. E lui si occupa proprio di spiegare la patologia dal punto di vista scientifico, con annessi e connessi, Tra l'altro quindi una effetti persona di collaterali. una serietà infinita. Sì, è bravo, è Sì. competente, e quindi sono contenta di averlo al mio fianco anche in questa avventura. Poi ci saremo io e Morag Karin, che è quindi la fondatrice di questo sistema, che arriverà dagli Stati Uniti e che ci trasferirà, insomma, anche i suoi 20 anni di esperienza, che non è poco. E noi ci occuperemo proprio di tutta la parte tecnico-pratica. Ci sarà poi Quando c'è già una data? Il 28, il 29 e il 30 di aprile 2014 presso l'ospedale San Raffaele. E poi io ho voluto, diciamo così, nel modello italiano, anche la figura di una psicologa, Beh, che sarà, fondamentale. sì, che sarà la dottoressa Elena Pagani, perché effettivamente io per indole sono riuscita a vivere questa esperienza con grande serenità, però non è da tutti, ci No, beh, ma sono. anche per voi devo dire che emotivamente deve essere una bella mazzata, eh? È un'emozione sicuramente intensa. Io devo dire che anche quando mi sono ritrovata negli Stati Uniti, i primi 5 minuti, quando mi sono trovata davanti a tutti i pazienti, e per me era la prima volta, l'esperienza è stata forte. Io per un attimo ho detto: ma forse torno a casa, forse. Poi in realtà, quando loro hanno iniziato a raccontarsi, non lo so, è stato come un. Sono stata No. attirata da loro, ed è stata veramente un'emozione troppo bella, emozione che comunque continuo a vivere tutte le volte che incontro le pazienti anche all'ospedale. Ci credo. Solo che non è sempre così, e quindi io ho voluto assolutamente avere anche l'appoggio delle nostre psicologhe.
Senti, Elena, non riusciamo a fare una carambata a chiamarla? Elena, No, è anche presa, eh? lei sono tutte prese, poi siamo veramente tutti, insomma, chi per un motivo o per un altro, anche perché è stata creata anche un'associazione attualmente, motivo per il quale siamo tutti veramente così impegnati, e, che si chiama Salute allo Specchio, proprio perché noi vorremmo cercare di fare questa cosa sempre gratuitamente e quindi abbiamo bisogno, insomma, che qualcuno ci dia una mano a rendere questo sogno concreto. Adesso, vabbè, l'anno scorso siamo partiti con Avossegrate, però anche Avossegrate non potrà sempre devolvere a noi, diciamo così, i loro contributi, perché hanno tante realtà alla quale devono fare attenzione e quindi ecco, insomma, speriamo che attraverso questa associazione si riescano a raccogliere i fondi che consentano di rendere questa realtà sempre operativa. È troppo Quindi gli bello. amici che ci ascoltano, come possono darvi una mano? Allora, in questo momento è tutto un divenire, nel senso che loro si stanno occupando, l'associazione è stata costituita, stanno cercando di fare un sito all'interno del quale, insomma, inserire tutte le varie modalità del caso. Esiste Quindi già o è in l'associazione costruzione? esiste, il sito non esiste ancora, purtroppo, credo che sia veramente questione di giorni, quindi io ritengo che prossimamente, digitando anche solo Salute allo Specchio in Elena, ti Google. posso tirare le orecchie? Perché? Perché non ce l'hai fatto fare a noi? Ve Che cosa? lo facevamo noi. Ah, il sito, Ma porca lo miseria, so, ma lo insomma. so, Va lo so. È che. bene, allora noi ci occuperemo di divulgare a livello social il progetto, va E questo bene? sarebbe già Va bene, veramente allora mi prendo io lodevole l'impegno, e c'è il mio socio di là che mi ascolta, eh? stupendo. Ha detto sì, va bene, dall'oltretomba ha detto sì, va bene. Allora noi ci prendiamo l'impegno di sostenere loro a livello social su questa cosa. Grazie Va mille, bene. perché veramente deve essere una cosa, È insomma, svenuto che però. possano. A parte gli scherzi, guarda, me lo prendo veramente in diretta Sì, questo impegno, lo faremo assolutamente. assolutamente. Quindi io ringrazio anche il professor Lucio Sarno, che comunque è il primario del reparto di psicologia alla San Raffaele, insomma, che comunque ha questo nostro progetto, insomma, non è stato facile, anche loro ci hanno messo 7 anni a partire e devo dire che vederlo adesso concretamente è veramente una grandissima emozione. E ringrazio veramente tutti, spero di non aver dimenticato nessuno, io ce li ho tutti nel cuore, però è veramente una cosa bellissima. Spero un giorno magari di avervi lì con noi, vediamo. Beh, quando è il 20? Vediamo, vediamo. Beh, sicuramente al corso sarebbe, mi No, il corso piacerebbe. assolutamente dovremmo raccontarlo, perché Sì, secondo me queste cose è molto vanno bello. esplose, Sì, cioè non vanno tenute dentro una sala. è molto bello. E, come dire, adesso io ti parlavo di social networking è la cosa più potente che oggi esiste per divulgare qualsiasi tipologia di messaggio, in particolare questo, che passami il termine, è social, chiaramente non per motivi futili, Certo, come può essere magari il business per certi assolutamente. negozi o così via, come noi facciamo tutti i giorni, ma assolutamente per una causa più che positiva. Sì, io ringrazio veramente tanto anche te perché, insomma, anche Ci tu mi hai mancherebbe. appoggiato fin dall'inizio, però devo dire che ne vale la pena. Va bene, allora inizieremo, ragazzi, che dire? Avete visto che bella persona è Angela, che bel progetto. Mi raccomando, allora dove vanno se, come dire, vogliono avere informazioni? Come fanno a contattarti? Facciamo contattare noi a questo punto fino a che non è Allora, pronto. per quanto riguarda Salute allo Specchio, appena io avrò, diciamo così, gli estremi del sito, ve lo comunicherò tempestivamente. Per quanto riguarda il corso, attualmente la sede di Oncology Aesthetics Italia è all'interno del mio centro, quindi andando nel sito www.milanoestetica.it Lo fai vedere Max, c'è così. una sezione legata appunto ad Oncology Aesthetics dove ci sono chiaramente tutti i dettagli relativi al corso e alla certificazione. Noi rilasciamo una certificazione oggi che è internazionale e che viene rilasciata a seguito di esame da parte degli Stati Uniti.
Stiamo cercando di ottenere anche ovviamente un riconoscimento italiano. Certo. Speriamo, insomma, sono sempre cose un po' burocratiche, un po' lunghe, però quello è l'obiettivo, perché è giusto che ci sia anche un riconoscimento da parte dell'Italia. E intanto comunque, insomma, questa certificazione, ripeto, garantirà loro la possibilità di lavorare veramente con grande serenità. Quindi dopo sono in grado anche nel loro salone di... Sì, assolutamente, assolutamente, perché noi diamo proprio tutti gli strumenti per non interferire né certo. con la malattia né con le cure, quindi sono... ragazzi, non c'è che da attivarsi e venire a questo corso, perché... è una cosa davvero lodevole, un'iniziativa assolutamente lodevole per tutte queste donne, specialmente oggi che è l'8 marzo. È bellissimo, sì, poi non l'avevamo... Esatto, ma io francamente l'ho visto ieri caso. Sera, cioè mi sono ricordato ieri sera, pensa un po'. Un caso. Guarda, è venuta fantastica. In realtà spezzo una lancia anche per gli uomini, perché effettivamente sicuramente le donne hanno certo. un'attenzione a se stesse per motivi, insomma, di natura fisiologica, se vogliamo, però ci sono anche tanti uomini certo. che tengono a loro stessi, ed effettivamente negli Stati Uniti... C'è stato qualcuno qua? Allora, attualmente no, perché il progetto al San Raffaele è nato dal reparto di ginecologia oncologica, okay. e quindi ovviamente sono tutte donne, però in realtà negli Stati Uniti questa è una cosa che viene tranquillamente eseguita anche l'estetica, sugli uomini. Cioè i prodotti di estetica per... cioè i cosmetici per uomo sono in netta sì. crescita, quindi ci sarà un motivo, insomma. Assolutamente, quindi oggi è la festa delle donne, però non ci dimentichiamo anche degli uomini. Va bene, ometti, quindi non ci dimenticano. No, mai. Va mai. Bene, senti Angela, abbiamo ancora qualcosa da ricordare? Abbiamo detto tutto? Penso... Vice direttore, abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto. Sì. Lei è veramente incredibile, ha assorbito anche lei veramente tutto questo... questo progetto, questo da fare, mi aiuta tantissimo, mi supporta, mi fa regali da portare lì in ospedale. sì, è una cosa che veramente condividiamo tutti con grande gioia, vero Didi? Fantastica, ricordiamo che ha solo 11 anni. Esatto. Adesso non parla perché fa la timida, ma in realtà parla più della mamma, quindi è tutto dire. Che miseria. È tutto dire. Anche perché oggi sei venuta, no, ma era meglio lì quando ero in ufficio. Adesso mi imbarazzo davanti con te, Max, qua è da tagliare. Va bene, Angela, Diana, a parte gli scherzi, grazie mille per essere stati con noi. Grazie a voi, davvero. Complimenti per il progetto, perché è fantastico. A me non rimane che dire a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, mi raccomando, seguite, andate al corso, fate qualcosa che va oltre il mero business del salone e del centro che avete. Noi ci diamo appuntamento a questo punto. Il corso che giorno è? Noi ci diamo appuntamento. Noi ci vediamo sicuramente il 17 di marzo. Assolutamente sì. Al CNA. Ah, ecco, giusto, che abbiamo questa giornata meravigliosa. Anzi, in tutto questo mio viaggio stupendo, devo dire che io sto incontrando tutte persone veramente eccezionali. È incredibile, in un mondo così strano, però effettivamente sì, mi reputo fortunata veramente, perché incontro persone meravigliose, tra le quali Rita Molinaro, assolutamente. Che si occupa di dermopigmentazione, che è diventata veramente per me quasi una sorella, perché condividiamo l'anima e lo spirito di tutti di questo approccio. E, tra l'altro, credo sia la materia centrale. Sì, sì, assolutamente. E lei sarà insieme a me e insieme a te il 17 di marzo presso il CNA in via Savona 52, se non sbaglio, sì. dove terremo questo workshop sulla dermopigmentazione, sull'estetica oncologica. Ci sarai tu? Tu di che cosa ti occuperai? Ti intervisto io. Siamo a posto. Max, infatti era giusto, quando è arrivato mi ha detto siediti tu sul trono che ti intervisto io.
Va bene, io mi occuperò di raccontare come i social possono comunicare al meglio dei progetti di questo tipo e non solo. Quindi vedi, perfetto. Vedi, ci hanno messo insieme apposta. Vedi. A posto. E poi ci vediamo, sì, poi ci vedremo sicuramente il 6 di aprile al Cosmo, prof. Assolutamente, noi siamo come, sì, come il prezzemolo. Ci vediamo il 6 di aprile, dove ci sarà questa relazione sempre su Oncology Aesthetics. Il 7 aprile, se vuoi venire a vederci, sarò insieme a mio fratello e parleremo di come estetica, medicina estetica e chirurgia estetica possano convivere insieme, perché non è così facile. No. E quindi racconteremo la nostra esperienza e poi ci vedremo sicuramente al corso. Allora, per tutte queste cose andate sul sito di Angela, mm-hmm, che lo vogliamo ricordare, www.milanoestetica.it. Allora, Conte, vogliamo farlo vedere così almeno anche i nostri amici, come dire, hanno un riferimento per tutte queste belle cose che ci ha raccontato Angela. Allora, qui ti possono contattare direttamente, quindi sì, per corso, per capire un po' meglio questo progetto meraviglioso che ha tantissime sfumature. Sì. Va bene, io, ragazze, che dire? Posso aggiungere una cosa? Ma ci mancherebbe, direttore. E visto che per me quello che sta facendo la mia mamma è bellissimo, il nostro prof ci aveva chiesto di chi siamo fieri, perché io ho detto alla mia mamma perché sta facendo una cosa veramente stupenda e da grande spero di avere le sue stesse doti, ecco. Ecco, secondo me ce l'hai già, quindi concludiamo quasi con una lacrima, quindi chiudiamo, perché io sennò tra un po', come dire, ho i brividi. Va bene, Angela, insomma, in un modo o nell'altro riesci sempre a... Io dico solo al Conte che deve andare nel reparto di estetica, forse, per vedere... Conte, ti devi far cazziare sempre, no, dagli ospiti. Però è perché lì vedi che c'è chirurgia, medicina, estetica... Quindi... Andiamo sotto Conte, estetica, proprio estetica. Entrare nel clicca bottone su estetica, di estetica. Estetica Conte, no, sotto, dove no, c'è? No, forse va lì, ecco, esatto. Okay. Ecco lì, infatti c'è il primo corso in Italia Oncology Aesthetics, adesso l'avete visto. Eccolo qua, appunto, www.milanoestetica.it, entrate nella sezione estetica e tutto quello che ci ha raccontato Angela oggi sarà lì e potete contattarla direttamente. Vedo anche per la prenotazione tutti i riferimenti e via. Ragazze, grazie. È sempre grazie. Un'emozione, grazie mille, oltre ad essere bellissime siete anche davvero delle belle persone dentro. Grazie mille, grazie. E ricordatevi questo progetto stupendo. Grazie. Saluto i miei compagni. Ah, ecco, vogliamo ricordare i nomi delle tue amiche che vengono alla festa stasera? Non c'è la festa? Cosa non c'è? Pigiama? So se c'è il pigiama party. Dipende dai compiti. Ecco, scusa, diamo questo appuntamento. Ma i compiti, dai, su. Oggi è la festa della donna, il pigiama party. Compiti, anche se ne manca qualcuno. Allora, vogliamo salutare le tue amiche? Così sì, almeno... Livia e Martina. Livia e Martina. Ciao Livia e Martina, preparatevi per il pigiama party, che ci sarà il delirio. Esatto, a casa mia. Esatto. E mangeremo tanti marshmallow che ho comprato ieri. Via, marshmallow, oh, bomba! E siamo a posto, la mamma e il papà andranno fuori, perché sennò vi rovinano la serata, Ma sennò è sempre lì a controllare e basta. Va bene, quindi stasera si fa festa. Va bene, grazie ragazze. Grazie. Noi ci vediamo presto. Un bacio. Grazie a tutti. Grazie.